Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a chi si trova negli studi di Padre Pio TV. Ritorniamo con i nostri appuntamenti quotidiani, episodi e testimonianze legate alla vita del santo di Pietrelcina. Lo facciamo con Padre Marciano Morra, che saluto e ringrazio per essere con noi anche quest'anno in questa maratona. Ti sei preparato per questi 9 giorni, Padre Marciano? Io devo ringraziare prima di tutto te che dopo tanti anni ti sei fatta viva. Abbiamo lavorato proprio per 1 anno e 2 anni fissi, Anche di più, anche forse, di anche di più. più, ero piccina, ero piccola. E con grande soddisfazione e diciamo e approvazione da parte di coloro che ci seguivano. Io da allora poi non ti ho vista più, hai preso il volo. Sono rimasta sempre a Padre Pio TV in altri ambiti, diciamo Sì, così, però ti ho lasciato in ottime mani. Allora, Padre Marciano, noi in questi giorni di novena dedicata al santo di Pietrelcina ci focalizzeremo su alcuni episodi della vita del santo. Oggi raccontiamo l'episodio del battesimo del figlio del calzolaio a proposito dell'umanità di Padre Pio da Pietrelcina. Che cosa successe? il racconto del figlio del calzolaio viene riportato in modo particolare da Fra Modestino e quindi è in certo qual senso una garanzia. Cosa avviene? Il calzolaio è sposato, c'è la moglie, nasce un figlio e nella logica delle cose il figlio deve essere portato in chiesa per essere battezzato. Non sia mai portare il figlio del calzolaio in chiesa. Il calzolaio prende il trincetto. Ecco, io lo porto sempre appresso. Guai se fate entrare in chiesa mio figlio. Io non sono mai entrato in chiesa. Aveva paura che gli cadesse addosso un po' di intonaco. Io non sono mai entrato in chiesa e anche mio figlio non deve mai entrare in chiesa. Povero Padre Pio che si sente questa presentazione, si rimane sconcertato, però non perde tutte le speranze e gioca la carta sulla moglie, la mamma del bambino, perché nel frattempo il bambino si ammala e anche seriamente. Allora Padre Pio va dalla moglie e dice: tuo marito non vuole che noi battezziamo i figli, però c'è una salvezza, una speranza che col battesimo si guarisca. Il Signore interviene. La mamma non se lo fa ripetere 2 volte. E in segreto, l'aveva detta a qualche altra familiare, in segreto, un pomeriggio prende il bambino, l'avvolge in una copertina e lo porta in chiesa. Padre Pio sta lì che aspetta. Però aspetta anche il calzolaio, perché tutti in segreto sapevano che ci sarebbe stato questo battesimo. Però il calzolaio questa volta è stato fuori, non è entrato in chiesa e ha aspettato che finisse il battesimo. Una volta finito il battesimo, entra in ballo il calzolaio col trincetto in mano. Hai messo l'acqua in testa a mio figlio. Se muore, la colpa è la tua. E io, vedi, la gola te la faccio passare con questo trincetto, te la faccio passare. Padre Pio, che capiva chi era il calzolaio, si chiude in sagrestia a chiave, insieme a un'altra persona che gli facesse compagnia. E ogni tanto apriva la finestra per vedere se per la strada passava qualcheduno. Come passava qualcheduno? Beh, come sta il bambino? E quelli dicevano: no, no, va bene, oppure non ci sono buone speranze. E il povero Padre Pio andava alle stelle, oppure andava in depressione. E questa storia durò. Però alla fine il buon Dio accomodò le cose, perché il bambino, il figlio del calzolaio, fu battezzato e guarì perfettamente. E quindi,
Sembra un episodio creato, ma vero, che rispetta l'ambiente di quel tempo dove i nemici della Chiesa erano veramente nemici, fino al punto da commettere omicidi per ridurre il numero dei cristiani. Una cosa incredibile, una pagina amara, che questo episodio ce lo ricorda e ce lo presenta. Un episodio molto interessante, Padre Marciano, questo di Padre Pio, il battesimo del figlio del calzolaio, che appunto evidenzia la sua umanità, anche la paura nei confronti di quest'uomo, di Padre Pio, che però comunque si era affidato anche alle preghiere, infatti più pregava più il bambino aveva possibilità di guarire, e che è riportato in uno dei tuoi libri, dal quale io ho preso spunto, te lo devo confessare, questo episodio l'ho preso da uno dei tuoi 5 libri, ecco, quindi grazie per questi episodi riportati tra le pagine. Grazie per aver messo nero su bianco, quindi ogni tanto andiamo a spulciare a prendere spunto. Ti ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi, appuntamento a domani per un altro episodio, per un'altra testimonianza legata alla vita di Padre Pio. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo, coloro che sono in studio, i quali restituiamo la linea, lo facciamo con il saluto di pace e bene. Pace e bene.